Con noi in conferenza stampa Ciro Foggia, attaccante dell'Audace Cerignola, prima della trasferta di Nola, Audace che viene da due successi e che ha reagito bene alla sconfitta di Taranto, una brutta sconfitta come ricorderete perché è maturata a pochi minuti dalla fine dei giochi. Sì, come dicevi tu, la brutta sconfitta di Taranto è venuta brutta perché nei minuti finali, perché comunque nei 90 minuti abbiamo dimostrato nettamente di giocarci a viso aperto in un campo importante e meritavamo sicuramente il pareggio, se non qualcosina in più. E poi sono subito due successi, abbiamo reagito alla grande con la trasferta di Gragnano, che siamo stati pure sotto e l'abbiamo ribaltata, e domenica in casa con la Sarnese abbiamo fatto una grandissima vittoria. Noi siamo una squadra comunque importante che non si abbatte alla prima difficoltà. Ecco, il Nola è un avversario sicuramente da non sottovalutare anche in virtù di qualche difficoltà riscontrata negli ultimi test campani. Queste difficoltà naturalmente sono da tenere presenti in queste circostanze, perché bisogna fare tesoro degli errori commessi per cercare di chiuderle prima queste gare. Sì, perché come hai detto tu, in Campania comunque sempre andare a giocare lì è sempre difficile, soprattutto queste squadre che si devono salvare e lottano fino all'ultimo, e dobbiamo cercare comunque di vincerle, poi di chiudere prima o dopo, basta portare i tre punti a casa. È cambiata nuovamente la classifica là davanti in virtù di quello che è stato il recupero tra Picerno e Nola. L'Audace Cerignola ci crede, non molla e vuole raggiungere quello che è l'obiettivo prefissato dal club del presidente Nicola Grillo. Sì, sì, noi siamo lì, siamo a 4 punti dalla prima, abbiamo lo scontro dentro comunque in casa, a 2 punti dal Taranto, ma comunque questo è un campionato che ci giocheremo fino alla fine, fino all'ultima giornata. Chi è più bravo, quello vince. Comunque siamo nettamente in corsa. Grazie a Ciro Foggia e in bocca al lupo. Crepi, ciao.